Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Ed eccoci tornati con Occhio alla truffa. Io saluto Riccardo Sartoris che è con noi. Bentrovato Riccardo. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi più che di una truffa vogliamo parlare degli influencer, perché sono un po' la nuova frontiera della pubblicità. Avevamo introdotto l'argomento la settimana scorsa. È anche vero, bisogna dirlo, che ci sono trasmissioni o comunque personaggi che la fanno in maniera un po' subdola, no? Questo genere di pubblicità. Non tutti, però, dobbiamo dire anche questo. Ma certamente il problema dei prodotti commerciali che vengono pubblicizzati all'interno invece di un programma che nulla ha a che fare con quel tipo di prodotto, cioè non è la pubblicità classica finalizzata alla vendita di quel prodotto, ma viene utilizzato quel prodotto all'interno di un contenitore che nella maggior parte dei casi è il contenitore televisivo. Voi tutti avete presente che all'inizio di una trasmissione televisiva vi è l'avviso che all'interno di questo programma, addirittura all'interno di una fiction, vengono pubblicizzati dei prodotti commerciali. C'è un esempio, il commissario Montalbano che beve acqua minerale di una determinata marca, ok? Ci sono situazioni più palesi, ci sono situazioni meno palesi, ma comunque la pubblicità deve essere palesata. È per quello che viene inserito quell'avviso all'interno della trasmissione. Questo è il caso più eclatante e che negli ultimi anni rientra nella normalità. Invece quello che non rientra nella normalità sono i casi degli influencer. Influencer, per chi non mastica tanto l'inglese, sono quei personaggi pubblici conosciuti da un certo numero di persone, dalla ragazza di moda alla presentatrice televisiva, alla giornalista, cioè persone che hanno acquisito una certa notorietà e hanno un loro sito, che sia il blog, che sia Facebook, e chiacchierano, parlano, fanno dei mini filmati apparentemente normali, magari fanno vedere la loro casa, vanno a fare una passeggiata e guarda caso durante questa attività tirano fuori dalla borsetta un profumo, magari la stessa borsa, che fanno vedere le scarpe, dei prodotti di abbigliamento senza dire la marca, ma basta farla vedere, in alcuni casi la dicono platealmente, e per il solo fatto che queste persone indossano o fanno vedere questo tipo di prodotto, chiaramente per i loro seguaci, per le persone che li seguono, diventa un'attrattiva. Riccardo, i loro followers, perché adesso si chiamano così. E i follower sono quelli che seguono, in italiano certo. Sarebbero seguaci, no? Esatto. Se dirlo all'inglese uno si dà un tono, ma in verità sono seguaci. È vero, è verissimo. Quelle sette religiose, no? E questi personaggi hanno un loro rilievo, basta vedere cosa è successo per il caso Fedez, hanno anche una loro responsabilità. Allora, questo tipo di pubblicità è una pubblicità ingannevole che è vietata. È vietata, tra l'altro, dal nostro codice del consumo, perché è una pratica commerciale scorretta se è contraria alla diligenza professionale, se è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio. Quindi in questo caso si può parlare di una vera e propria pubblicità ingannevole, cioè non manifestata. Ma del resto quante volte in TV abbiamo visto trasmissioni che non intendono agire in questo modo scorretto e che quindi di fronte a, che ne so, un ospite con una maglia firmata con un certo marchio vanno ad oscurarlo? Sì, certo, per certi versi si raggiunge anche l'estremo, addirittura i giornalisti che intervistano persone in una piazza vanno a oscurare quel marchio perché potrebbe portare pubblicità. Quello secondo me è un caso estremo, perché comunque uno può vestirsi e deve vestirsi come vuole, ma certe volte c'è l'effetto contrario, cioè è il marchio che dà visibilità alla trasmissione o a chi lo indossa. Dai nostri tempi ci si vestiva in un certo modo, si utilizzava una certa marca perché ti davi un tono, parliamo dei tempi certo. Anni 80, i cosiddetti paninari che si vestivano in un certo modo per avere un tono. Adesso è un po' il contrario, gli influencer appunto aiutano a vendere perché danno la loro immagine a quel determinato prodotto, e se non è manifesta questa cosa non è consentita.
volta. Il nostro consiglio è sempre quello di fare sempre molta attenzione, soprattutto i nostri figli che seguono questi influencer, perché una cosa è chiedere a babbo, mamma, senti, voglio quel telefonino perché ce l'ha l'influencer che seguo, e vabbè, fin lì. Ma una cosa è un comportamento invece, o addirittura delle idee, tra virgolette, politiche di influenza sociale, che a questo punto bisogna fare attenzione da chi provengono, perché il discorso di Fedez va tanto bene quando va a criticare la censura televisiva o comunque la censura culturale, intellettuale, però ha degli altri aspetti che non vanno bene. Guarda, sul discorso Fedez si potrebbe davvero parlare per ore, non vogliamo farlo, però hai fatto un esempio che assolutamente rende l'idea, certo. Il nostro consiglio è quello sempre di fare attenzione, di prendere questi messaggi con la giusta attenzione, magari andando anche a curiosare in questi contenuti per scoprire dove si trova l'inganno. Però ovviamente ragionate con la vostra testa e scegliete in base a quello che è il vostro interesse, senza lasciarvi influenzare dagli influencer. Assolutamente, condivido la libertà di pensiero sempre e comunque. Grazie Riccardo per essere stato con noi anche questa settimana. Come sempre l'appuntamento è per la prossima. Grazie a voi e soprattutto occhio all'inganno. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.